Radio Linea numero 1 e parliamo di un festival veramente bellissimo. Prima Scena, Festival della Scenografia, di cui Dante Ferretti è direttore artistico. Allora abbiamo il grande piacere di ospitarlo. Benvenuto, benvenuto signor Dante Ferretti. Benvenuto a Radio Linea. Grazie. Grazie, grazie a lei. Scenografo. Ben trovato a lei, 3 premi Oscar, per noi veramente è un grande onore averla qui. Che effetto le fa intanto essere direttore artistico di un festival tutto incentrato sulla passione della sua vita, no? La scenografia. Ma insomma mi fa piacere, anche perché come hai già detto, fa parte, insomma, la scenografia fa parte della mia vita, e da quello io ho cominciato a fare lo scenografo di cinema che avevo 17 anni. Pazzesco. Io ho deciso di fare lo scenografo, ne avevo 13. Cioè, poi è iniziato, se non sbaglio, con Pasolini, quindi già con nomi pazzeschi. Sì, beh, no, Pasolini è stato il mio terzo film. Primo film erano due insieme. Quasi 17 anni che ho fatto ad Ancona, che erano Le prigioniere del diavolo, Gli avventurieri dell'oceano. Poi subito dopo, siccome dicevano guarda sto ragazzo così picco, facevo l'assistente e così, e allora mi hanno proposto subito di fare La Parmigiana con Catherine Spack e Lando Buzzac, e da quel momento poi mi hanno presentato uno scenografo che era uno a quell'epoca era uno di quelli dei migliori, e ho fatto il primo film, era Il Vangelo secondo Matteo, sì, di Pasolini. Dopodiché insomma hanno fatto un paio come aiuto, poi dopodiché Pasolini ha voluto che li facessi io, per cui ho fatto l'aiuto per un po' di film, però più che altro li fatti quasi tutti da solo nel senso come scenografo. Beh, lei è una leggenda di Hollywood anche, insomma una carriera veramente incredibile, ha lavorato con tantissimi grandissimi registi. So che è partito da ovviamente Macerata, la sua città natale, quindi ha iniziato i suoi studi lì, poi ha proseguito a Roma, però è rimasto legato in qualche modo a questa città, vero? Ma sì, ogni tanto ci vengo poco, vorrei venire più spesso. Sai quando ci vengo? Sempre di notte, perché io quando dormo, no, quando, più o meno quando dormo, penso sempre a Macerata, ma di notte. Allora io cammino per tutte le strade di quando ero ragazzino, però da solo di notte, e mi ricordo ogni vicolo, ogni angolo, ogni cosa, qualsiasi cosa di notte, non vedo mai nessuno, e lei non può immaginare come sto, come mi sento bene, poi come vedo qualcuno di ancora. Ritorna al presente, no? Al tempo presente. Beh, magari un film lo potrà scenografare, come dire, pensando alla Macerata del tempo che fu, sarebbe veramente interessante e bellissimo, oltre che naturalmente un onore per tutte le Marche. E senta Dante, lei che cosa potrebbe consigliare a una persona che sta magari appassionato al mondo dell'arte e vorrebbe ripercorrere un pochino le sue orme? Che consiglio darebbe? Insomma, dovrebbe fare un po' di film. Io ho cominciato, prima facevo il studio d'arte a Macerata, poi ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Roma, scenografia, e mentre facevo quello lì mi è capitato questi primi due film, e quello che consiglierei a chi vuol fare questo lavoro, quello di fare l'Accademia di Belle Arti e Scenografia, perlomeno, oppure frequentare questa nuova cosa che stiamo fondando, in modo da capire, insomma, di che cosa si parla, che cos'è parte della scenografia. Non è che bisogna basta vedere
i film, basta vedere la televisione, basta vedere quello che c'è dietro quelli che parlano, tutto quello può essere bello, brutto, bruttissimo, bellissimo, dipende, insomma, dipende da chi lo fa e da quanti soldi ci sono, la fantasia, il regista, sono tante cose messe insieme. Sì, sono tanti gli elementi, insomma, per realizzare anche, no, un ottimo prodotto, un ottimo lungometraggio, ma sicuramente la fantasia è tra questi. E poi ricordo a tutti voi che sabato pomeriggio, quindi dopodomani, in occasione dell'incontro con la costumista Maies Rubeo, a Ferreti farà anche un saluto in videoconferenza, quindi non perdetevi l'occasione di partecipare al Festival Prima Scena, questo festival della scenografia di cui Dante Ferreti è direttore artistico. Io la ringrazio, è stato veramente un onore. Ma quando c'è questa cosa? Questa cosa mi scrivono dal suo ufficio stampa, sabato pomeriggio ci sarà questo incontro e lei interverrà, credo in video, quindi farà un salutino. Ah, in video, ecco, sì, credo. No, siccome io, come si dice rincoglionito in italiano? No, si dice così. Così. Io lo dico così. Ma il maceratese rincoglionito? Uguale, rincoglionito. No, ma non mi permetterei mai, naturalmente. Queste sono le defiance. Io mi permetto sempre tante cose perché sono un rincoglionito. Allora, arrivederci. E ci sentiamo fra un paio di giorni. Grazie di cuore, è stato veramente un piacere e un onore da parte mia. Dante Ferreti. Prego, grazie. Radio Linea numero 1.